I didn't understand you. Don't you come back no more. You can't mean that. Don't you come back no more. Oh, now, baby, please. Don't you come back no more. What you trying to do to me? Carissimi telespettatori, ben ritrovati per questa seconda parte di Casa Chalet. Questa mattina, come vedete, sono in compagnia del rettore del Santuario dell'Annunziata, un carissimo amico Don Vincenzo, e con lui ci prepariamo a celebrare l'alzabandiera della Madonna della Pace. Buongiorno Don Vincenzo. Buongiorno. Allora, Pasqua è passata, è passato un po' di lavoro. Abbastanza. Dice uno dei nostri tecnici, adesso in regia, dice che noi in alcuni momenti abbiamo il sold out come grandi concerti, e la Pasqua è sicuramente uno di quei sold out, no? Dove le nostre chiese, grazie a Dio, sono ancora gremite di persone. Ma la Pasqua non è terminata, perché abbiamo ancora questa settimana che stiamo vivendo in modo pieno, e tu all'Annunziata stai celebrando le 40 ore. Sì, diciamo è un po' il prolungamento della Pasqua, della gioia della risurrezione di Gesù. Le 40 ore sono per tradizione organizzate dalla Congrega, che ha proprio questo scopo di preparare i fedeli, la congrega stessa, al rito dell'alzabandiera. È una preparazione di preghiera che noi facciamo dal mercoledì fino alla domenica inclusa, e viviamo dei momenti particolari. Alle 10 del mattino stiamo celebrando la messa, poi con il prolungamento dell'adorazione, e poi San Giovanni Paolo II ha introdotto la Divina Misericordia, e quindi noi, cogliendo l'occasione delle 40 ore, facciamo anche la Divina Misericordia. La coroncina della Divina Misericordia. C'è un predicatore per questi 40 ore? Oppure... Sì, quest'anno c'è padre Rosario Maurillo, il padre provinciale dei Camiliani, che è al Monaldi. E ci sta quindi parlando. Anche una persona, voglio dire, no? Una persona di... Sicuramente ci accompagnerà bene a fare queste 40 ore, no? Con una tematica forse anche legata alla malattia, no? Alla spiritualità dell'ospedale. Esatto, l'Eucaristia come fonte di guarigione e di liberazione anche dal male fisico, spirituale, insomma. E stiamo camminando su questo tema. Ma questa è una cosa molto bella. Sì. Per arrivare poi, come tutti sappiamo, all'alzabandiera, che sarà domenica pomeriggio. Domenica a che ora diamo appuntamento ai nostri telespettatori? Alle 17.30 anticipiamo di un'ora e mezza la messa, perché poi c'è un problema. Perché adesso con questo orario nuovo, dalle Domeniche delle Palme, siamo già con alle 19. Sì, siamo già alle 19. E alle 17.30 abbiamo l'Eucaristia, alle 18.30 esponiamo il Santissimo Sacramento e facciamo la tradizionale processione fino alla parrocchia di San Giovanni. Torneremo in piazza, faremo sul sagrato la benedizione eucaristica. Don Vincenzo, che significato ha l'alzabandiera alcuni giorni prima della festa? Perché non è tipico solo della Madonna della Pace, è un po' tipico di tutte le feste mariane. L'abbiamo visto fare anche a Parete, no? qualche settimana fa, che organizzava la festa, che insomma anche domenica ancora ci sarà l'ottava, mentre lunedì scorso c'è stato per loro il momento già di processione. Perché questi giorni che anticipano la festa con un'alzabandiera? Sono i 40 giorni di preparazione. È l'annuncio, si dà con questa alzata di questo, da qualche parte si chiama il panno, invece noi chiamiamo la bandiera, perché così abbiamo trovato come linguaggio. È un annuncio, infatti dietro all'immagine della Madonna della Pace c'è proprio l'angelo che dice: Giulianesi, vi annuncio con gioia l'inizio dei festeggiamenti in onore della Madonna della Pace. Allora, preparate. Don Vincenzo, facciamo una cosa: noi portiamo i nostri telespettatori a vedere questa alzabandiera degli anni passati, così iniziano un po', ma chi se ne deve rendere conto, lo conoscono tutti, però sai, Teleclub Italia è vista anche un po' fuori da Giuliano, grazie allo streaming arriviamo in tanti posti, e quindi a chi non conosce la festa della Madonna della Pace, soprattutto l'alzabandiera, gli proponiamo questa piccola clip per capire di cosa si tratta. Una domenica speciale per la comunità religiosa giulianese. Come ogni anno, la domenica dopo la Pasqua si tiene il rito dell'alzabandiera, che annuncia alla città i festeggiamenti in onore di Maria Santissima della Pace. E proprio nella Domenica di Misericordia si sono celebrati anche i 50 anni della parrocchia di San Pio X, in una santa messa officiata da Don Vincenzo Apicelli, al cospetto del simulacro della Madonna della Pace, che per l'occasione è stata esposta in parrocchia. Madre di pace,
dopo la funzione, Don Tommaso d'Ausilio ha voluto ricordare brevemente i 50 anni di storia della parrocchia che serve. Il simulacro poi è stato portato a spalle in processione dalla chiesa di San Pio X sino in piazza Annunziata, dove ad attendere Maria c'erano centinaia di fedeli. Poi il momento tanto atteso, l'alzabandiera che annuncia alla popolazione i festeggiamenti e le celebrazioni in onore di Maria Santissima della Pace. La Madonna è adesso esposta in santuario, visibile ai tanti fedeli e ai devoti. Da oggi partiranno i 7 lunedì di Maria con l'adorazione e l'intervento del vescovo Monsignor Angelo Spinillo. Don Vincenzo, è emozionante perché poi c'è tanta folla, c'è tanta gente che viene per questa alzabandiera che coincide, come ci ha ricordato anche Carmen la settimana scorsa, con il sorteggio delle bambine che poi faranno il volo dell'angelo a Pentecoste. Allora, si sono iscritte anche quest'anno delle bambine? Attualmente ci sono 18 persone, 18 bambine. 18 anche qui ho un overbook. Infatti, c'è stata un'affluenza maggiore ma rispetto anche agli altri anni. Sono bambine dai 6 ai 10 anni, 11 anni, si mantengono una certa dimensione. Certo, perché poi la il fisico è molto importante per l'equilibrio durante il volo dell'angelo. Respiro, insomma, per la sicurezza stessa. 18 bambine che avranno questa particolare presenza proprio dopo l'alzabandiera. Noi scenderemo il simulacro della Madonna della Pace, sarà intronizzato davanti al lato dell'altare maggiore. Ah, quindi già domenica la Madonna lascia la cappella e viene intronizzata. Esatto. Ah, questa è anche una notizia, no? Sì, per dare inizio. Io poi non ricordo più, se ne ricordi, troppo lontani per me, troppo lontani. Sono passati 20 anni, secondo me, da quando facevamo anche noi queste cose. Infatti. Vabbè, tra poco ritorno, la settimana prossima ritorno. E quindi 18 bambine saranno sorteggiate. Sappiamo che la riserva dell'anno scorso, che ha superato la prova, entra di diritto e ne sorteggeremo 3 che insieme a Giada saranno le 4 protagoniste di questo volo dell'angelo. Poi la quarta sarà la nuova riserva che si unirà nel caso che, insomma, qualche volta è successo qualcuno. Vabbè, un piccolo raffreddore, insomma, potrebbe pensare che una bambina lo fa l'anno prossimo, non casca il mondo, no? E quindi ci sta già qualcuno che ha fatto le prove, indubbiamente, quindi troverà anche già subito fiato per fare questo volo dell'angelo. Certo. Ma adesso fammi capire, cominciano anche i 7 lunedì. Noi iniziamo il giorno dopo, il giorno dopo. Sì, iniziamo il giorno 9 con i 7 lunedì. Mm. È un percorso che con il Consiglio Pastorale del Santuario abbiamo voluto calcare, come anche l'anno scorso, 2 tematiche. Una generazione narra una all'altra, quella pastorale della nostra diocesi con il Vescovo, e poi sempre quella di Papa Francesco in previsione della GMG. Non temere Maria perché ha trovato grazia presso Dio. E quindi saranno fatti dei percorsi, verranno dei presuli, dei vescovi, in comunione con il vescovo, che ho chiesto la possibilità di averli, a lui con molta gioia, proprio per vivere l'ecclesialità proprio di questo evento, verranno. E quindi ogni lunedì ci sarà un vescovo? Ogni lunedì ci sarà un vescovo e... avrà... Questo però dice anche proprio l'importanza di questo percorso, no? Dei lunedì, sì. Avere comunque il pastore, un vescovo che rappresenta la Chiesa, una comunità diocesana, è bello, ci dice anche una comunione in questi momenti di riflessione, di preghiera in preparazione ad una festa importante. E devo dire che molti vescovi conoscevano già questo percorso, perché la nostra festa è a carattere regionale come importanza, è una delle più antiche, se non la più antica, secondo la storia, alcuni studi fatti dai nostri cari professori che vivono anche questa ricerca, proprio per dare un input maggiore al nostro santuario e alla figura stessa della Madonna della Pace. Molti vescovi già conoscevano, anche perché qualcuno è anche originario della nostra diocesi.
E poi voi o non voi, il vescovo prima è un prete, quindi magari ci è venuto anche perché amici di corso, esatto. No? Succedono tanti, tante esempio, coincidenze. Uno dei vescovi che verranno sarà Monsignor Ciro Fanelli, che è mio amico di corso, vedi, di Posillipo. Anche, e lui, quindi giovanissimo. Quando eravamo seminarista, seminaristi si parlava veniva, di no? Questo, sì, sì, perché poi noi nei seminari ognuno portava il suo di tradizione, esatto. Però è bellissimo che ricalchi ancora una volta due cose, no? Questo rapporto intergenerazionale che sicuramente in una festa tradizionale come la Madonna della Pace è proprio, dovrebbe essere un po' la traccia, sì. No? Perché noi consegniamo attraverso le tradizioni qualcosa ai giovani che poi lo reinterpretano anche un po' con un linguaggio nuovo e lo portano avanti nel, esatto, tempo. Quindi una festa patronale è sempre un luogo di incontro generazionale. Sì, è così. L'anno scorso abbiamo fatto una bellissima esperienza anche con l'intervento del Vescovo, calcando sempre questa tematica, ed è molto bello perché io anche nei sette lunedì vedo questo, c'è proprio generazioni diverse, le nonne che accompagnano le bambine per trasmettere proprio questa fede. Di per sé poi anche la congrega, no? Ha sempre un cambio anche generazionale, esatto, ogni anno con nuovi ingressi. Quest'anno per la festa noi faremo quasi 25, penso 25 nuovi confratelli. Nuovi confratelli. Stiamo facendo anche un cammino di noviziato che sta durando un anno. E poi è anche molto bella questa idea di legarla alla Giornata Mondiale della Gioventù, sì. Perché è vero che si celebrerà quella là di gennaio dall'altra parte dell'oceano, però è anche vero che noi sappiamo che Santo Padre ad agosto ha invitato i giovani, sì, italiani ad incontrarlo a Roma. E questi incontro di Roma saranno preceduti da alcuni pellegrinaggi che faremo nelle regioni, ma anche quello della Madonna della Pace è un pellegrinaggio, no? Sì. Come dire, quest'anno tutti i pellegrinaggi, come abbiamo fatto anche l'altro giorno per la giornata diocesana dei giovani, esatto, dove dal Pime, bellissimo, si è arrivati ad Aversa, allora tutti questi pellegrinaggi sono un camminare verso questo incontro dell'11 e 12 agosto col Santo Padre a Roma. Noi stiamo pensando anche di fare una tappa proprio per i giovani, in un pellegrinaggio previsto nei festeggiamenti, quindi un anticipo che sto sarebbe una cosa molto molto bella. Sì, stiamo organizzando, stiamo parlando con la pastorale giovanile diocesana per cercare di organizzare una cosa del genere, e i sette lunedì ci preparano proprio a questo evento, e noi faremo anche in questo modo, Don Francesco, dopo la comunione, dopo la preghiera finale, un giovane del santuario farà la preghiera che Papa Francesco ha composto proprio per il sinodo, proprio per dare questa continuità. Senti Vincenzo, c'è già una bozza di calendario, vabbè, oltre agli appuntamenti, quelli che non tocchiamo, no? Quindi il lunedì, poi la domenica pomeriggio, no, il sabato rimaniamo col sabato, sì, no? Sì, sì. Al di là delle proteste. Sì. Cioè, c'è gente che protesta sempre, sono sempre gli stessi che girano in ogni protesta, sono proprio forti. A volte si dice che non deve guidarla un vescovo, la Chiesa, poi non capisco perché uno si sente autorizzato lui a pensare cosa è meglio per gli altri, cosa è buono per gli altri. Sono cose che detto comunque... ciò, vado avanti perché è una polemica anche mia questa e non voglio metterti dentro anche a te. Detto ciò, ecco, c'è il calendario fisso e poi ci sono degli appuntamenti ancora da pensare, per esempio col rinnovamento ci sarà? Il rinnovamento quest'anno non ci sarà, non ci sarà. Stiamo pensando quella sera di farla con i giovani, con i giovani. Okay, quindi sostituiamo, sì, ma sarà comunque un momento di evangelizzazione con i giovani. E poi vabbè, tutte le attività normali legate a quella settimana di festa. Sì, ci sarà una serata canora molto bella, che con il priore già si sta pensando, di cantanti abbastanza famosi. Ma girano già nomi, anche qui a Casa Chalet ogni tanto sentiamo dei nomi. Sì. Ron, per esempio, si dice. No, sarà una... Marisa, no? Vabbè, basta, non si dice stiamo più. Preparando, stiamo adesso preparando. Sono molto, faccio un po' il gioco di Carmen, no? Che lei prova sempre. Poi magari glielo fa, Carmen se lo fa dire dal priore, esatto. Sarà più brava di me a farsi dire qualcosa dal priore. Senti, sì. Don Vincenzo, io ti apro un'altra finestra, no? Che io questa finestra ce l'ho nel cuore da quando ho accompagnato la Madonna della Pace a Los Angeles, no? E non riusciamo durante la festa a farlo, questo benedetto collegamento, qualcosa anche con Los Angeles, perché credo che si è creata insomma una catena dolce che ci rannoda a Dio. A Don Antonio. E con qualcuno anche degli americani. Soprattutto per venire a dare la testimonianza dell'evento che abbiamo saputo. Guarda, io non mi scoccerò mai di dirlo. Io
quei pochi giorni abbiamo trascorso là, ma le celebrazioni soprattutto che abbiamo vissuto con la comunità parrocchiale dove è parroco Don Antonio, lì a Los Angeles, è stata qualcosa di una descrizione veramente di rara bellezza. Ma perché lui in quella parrocchia, oltre ad avere tanti americani nativi, cioè, ma poi sappiamo bene che Los Angeles, la maggior parte dell'America è fatta da tante diverse etnie e popolazioni, lì ci sono molti sudamericani che nella nostra Madonna hanno ritrovato anche le loro radici mariane. Guarda che quel giorno, quando abbiamo portato la Madonna in quella chiesa e quando poi l'abbiamo salutata prima di partire, e già entrando in chiesa, nella cappellina, ho visto che c'era gente in ginocchio a pregare davanti alla Madonna, è stato veramente qualcosa di emozionante. Io ti confermo questa emozione, perché vedendo le repliche oppure vedendo in differita l'evento dell'anno scorso, mi sono emozionato pure io. Sono stato veramente contento come rettore del santuario, anche per dare un input maggiore, un'importanza un po' diversa da quello che magari siamo abituati a dare al nostro santuario, forse anche nelle critiche, insomma. Ormai ci marciano, cioè, loro ci marciano, noi ci viviamo. Quell'evento ha dato un grande significato. Vedere per esempio con fratello la congrega piangere, vedere la loro Madonna, no? Che va oltre il confine, è stato veramente emozionante. Perché sai, poi è anche il titolo che noi diamo alla Madonna, cioè Madonna della Pace. In un tempo abbastanza, io mi ricordo che quei giorni che siamo stati a Los Angeles c'erano le votazioni e c'era molta preoccupazione per l'elezione di Trump, poi alla fine Trump è pure diventato presidente dell'America, ma la loro preoccupazione a volte era proprio di mantenere la pace, l'equilibrio di pace nel mondo. Quindi non è tanto soltanto il gesto di una statua, una copia di una statua altrove, è quel nome che diamo a Maria, no? Esatto. È quella protezione dell'umanità sotto il manto della Madonna della Pace, per portare pace in ogni luogo. È così, e ti dico che nel nostro piccolo le persone che vengono in santuario a pregare tutti i giorni, perché vedo sempre la cappella fino all'una meno un quarto, cioè alle 12:45 che chiudiamo il santuario, piena, vengono perché abbiamo anche l'adorazione quotidiana, quindi vengono a pregare in silenzio. Questo mi dicono, cioè percano sempre, non soltanto dacci la pace nella nostra famiglia, ma la pace al mondo intero. Quindi questo titolo veramente è forte. È a carattere universale. Facciamo una cosa, Don Vincenzo, mandiamo una piccola clip dove facciamo vedere la Madonna a Los Angeles, anche con quella bellissima immagine quando abbiamo sorvolato con la Madonna in elicottero a tutta Los Angeles. Guardiamo questa clip. Termina qui la toccante ed emozionante esperienza statunitense della Congrega Maria Santissima della Pace, giorni intensi di preghiere e condivisione spirituale attraverso la copia del simulacro della Vergine, per salutare i concittadini giulianesi una messa speciale sempre al cospetto di Maria, momenti che toccano il cuore e che rendono l'America legata a doppio filo con Giuliano. La delegazione dei confratelli volata negli States è stata accolta con devozione e amicizia da Don Antonio Cacciaputi e da tutta la sua comunità cristiana. Si sono incontrati volti, storie, emozioni che da oggi pregano per la stessa madre, Maria Santissima della Pace. Giorni intensi e di preghiera, un incontro spirituale forte che permette a due popoli, a due culture, a due mondi di sentirsi vicini. Thank you, people of America. Giorni intensi e di preghiera, un incontro spirituale che permette a due popoli, due culture e due mondi di sentirsi vicini. Ricordiamoci perché siamo qui. Siamo qui perché siete evangelizzatori, avete portato la Madonna qui negli Stati Uniti. E quindi adesso che tornate nelle vostre case, nella vostra città di Giuliano, dovete continuare a essere questi discepoli dell'amore, dell'evangelizzazione. Quindi quando vi vedono devono vedere nei vostri volti che c'è stata una trasformazione. Don Vincenzo, allora siamo a conclusione, ritorniamo un po' sugli appuntamenti e sugli orari. Partiamo da quello di domenica prossima. A che ora diamo appuntamento ai giulianesi in piazza? Allora, in piazza alle 17:30 per la celebrazione eucaristica. Sarà all'aperto la missa? No, in santuario. Fuori faremo la benedizione sul sagrato dopo la processione che tornerà da San Giovanni. E a seguire, subito dopo, alzeremo la bandiera. Ci Quindi, sarà lo sparo dei messa fuochi. Alle 5:30, processione con alza bandiera, poi si ritorna in chiesa e la Madonna... Sì,
viene intronizzata la Madonna. E quindi la Madonna dalla cappella, dove si trova normalmente nella cappella della, all'interno del santuario, verrà intronizzata sull'altare maggiore, dove rimarrà fino al giorno di Pentecoste, quando poi sarà intronizzata il sabato sul carro, e soprattutto rimarrà lì per i sette lunedì. Diciamo qualcosa sui sette lunedì. Sette lunedì. Gli orari sono: al mattino alle 9 la celebrazione eucaristica, poi c'è il rosario meditato, l'adorazione eucaristica, e poi pomeriggio c'è proprio il lunedì la celebrazione. Alle 17:15 c'è il rosario, il vespro solenne, quello là che è del cammino proprio legato agli otto medaglioni del ritrovamento, la leggenda, la tradizione del ritrovamento, e poi alle 19 la celebrazione eucaristica presieduta da un vescovo. Quindi ricordandoci che tutti i lunedì avremo un vescovo che ci guiderà nella riflessione, quindi proprio possiamo dire la voce della Chiesa. Avremo anche il rettore del seminario, Don Stanislao, con la partecipazione dei seminaristi, e anche questa è una bellissima presenza. Si facesse proprio un percorso. Intanto ricordiamoci che siamo all'interno delle 40 ore, che per tutta la giornata c'è Gesù sacramentato esposto. Cominciamo la mattina con la messa alle 10:03, alle 10 c'è la messa, poi c'è l'esposizione, e la sera anche la messa, oppure la sera alle 18:30 c'è il vespro solenne che chiude la giornata, quindi la benedizione solenne col sacramento e poi la santa eucaristia, quindi che chiude. Continua la Pasqua, la settimana in albis è la settimana in cui si annuncia in continuazione che Gesù è risorto veramente, e rimane con noi per sempre. La risurrezione non è una cosa umorale, la risurrezione è qualcosa di, avviene una volta e per sempre. Noi siamo tutti in quella risurrezione, quindi diamo appuntamento per domenica prossima a tutti gli appuntamenti che ci legheranno alle 40 ore, ma anche ai 7 lunedì. Io ti ringrazio per questa presenza, e magari ricordiamo, grazie, essendo a voi, oggi a fine settimana, ricordiamo anche che settimana prossima c'è questo mio un po' ritorno a casa, no? Che comincio questa mia avventura con la parrocchia di San Pio X. Ma la Chiesa è missionaria, quindi dobbiamo vivere grande serenità. Ok, bene. Buona giornata a tutti, che sia pranzo sia cena, buon appetito. Noi ci rivediamo con la replica di stasera dalle 20:30 alle 21:30. Buona giornata a tutti. Buona giornata. Now baby listen, baby don't you treat me this way, 'cause I'll be back on my feet someday. Don't care if you do, 'cause it's understood, you ain't got no money, you just ain't no good. Well I guess if you say so, I'll have to pack my things and go. That's right, hit the road Jack. Said. Don't you come back?